Allora, buonasera a tutti. La rete dei comunisti e la comunità sudanese in Italia hanno promosso insieme questa iniziativa di oggi con lo scopo di aprire un terreno di comprensione, analisi e confronto su ciò che avviene in Sudan, dove le mobilitazioni popolari contro il colpo di Stato militare e la repressione che ha già fatto oltre 70 vittime impongono a noi che viviamo nel cuore dell'imperialismo occidentale, oltre che alla comunità sudanese già scesa in piazza più volte in diversi presidi, di affrontare il tema di ciò che avviene in quella parte del continente africano e non solo. Per farlo occorre considerare più livelli, quello innanzitutto della comprensione dei fatti, no? Degli eventi in corso, anche rispetto ad una informazione che spesso è relegata, diciamo, alla sfera specialistica oppure sui mezzi di massa è appiattita sulla questione dei diritti umani, quindi tralasciando l'analisi più profonda. Specifichiamo che la questione dei diritti umani in questo momento soprattutto urgente rispetto anche alla violenza della repressione militare, ma appunto spesso non è sufficiente a spiegare diciamo le dinamiche a monte. C'è poi il livello dell'analisi che ci impone di ragionare sul contesto entro il quale il processo di transizione in Sudan non riesce a trovare uno sbocco favorevole alle istanze popolari e quindi guardare alla fase attuale come a uno sviluppo delle condizioni storiche che l'hanno determinata sia in Sudan in particolare sia nel contesto storico e politico dei paesi dell'area. Infine c'è la necessità per noi da qui, da uno dei paesi dell'Unione Europea che più ambiscono ad assurgere ai vertici di questo nuovo superstato imperialista, di aprire un fronte politico sugli interessi, sulle complicità dell'imperialismo occidentale nei processi di destabilizzazione dei paesi dell'Africa occidentale e non solo, e dentro i nuovi equilibri che si stanno creando nell'evolversi di questo nuovo assetto multipolare che caratterizza la geopolitica internazionale. I compagni della comunità sudanese in Italia per primi hanno aperto questo terreno con i presidi organizzati qui a Roma e in altre città proprio per chiedere prima di tutto uno stop immediato alla repressione, alle violenze, alle uccisioni. Sappiamo anche con lanciarazzi e mitra sulle proteste pacifiche, tenendo conto che di fronte alle annunciate inchieste su queste uccisioni le forze di sicurezza godono dell'immunità garantita dal decreto di emergenza emesso dai generali dopo il golpe del 25 ottobre. Un colpo di Stato che dopo la cacciata di al-Bashir nell'aprile del 2019, l'accordo per l'inizio del processo di transizione tra il Consiglio Militare Transitorio e le Forze della Libertà e del Cambiamento ha di fatto tolto di mezzo le condizioni per portare a termine la transizione sotto i militari, ha portato il primo ministro Hamdok, che era a capo del Consiglio Sovrano dal 2019, rinominato come primo ministro dalla giunta a novembre, a dimettersi lo scorso 3 gennaio. Ma la mobilitazione popolare contro il colpo di Stato di Al-Burhan, appunto il capo dell'esercito, prosegue, migliaia di manifestanti continuano a radunarsi a Khartoum, nelle principali città, per chiedere un governo civile e giustizia per le vittime della repressione. Del resto la situazione in tutto il quadrante sta mutando velocemente, la vicina Etiopia sta attraversando l'instabilità dovuta al conflitto armato con i cosiddetti ribelli del Tigray, più a est il Mali, dove sono presenti, ricordiamo, oltre 5.000 soldati dei contingenti europei nella Task Force Takuba, è alle prese con le sanzioni imposte dal CEDEAO, la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, appoggiate naturalmente da un'Unione Europea che sta adottando in politica estera l'orientamento che storicamente apparteneva alla politica neocoloniale francese. Pensiamo poi al Burkina Faso, per rimanere in zona, dove ancora una volta l'iniziativa militare risponde ad una situazione di crisi politica dovuta anche alle ingerenze e agli interessi francesi e più ampiamente dell'Unione Europea in sintonia sempre con le posizioni statunitensi. Nello stesso Sudan l'Unione Europea ha parte attiva con il finanziamento alle milizie armate Janjaweed,
con il pretesto di combattere l'immigrazione illegale verso l'Europa, il traffico di esseri umani e il terrorismo. E non è questo l'unico tipo di ingerenza occidentale in Sudan. Washington preme per una nuova intesa tra civili e militari affinché appunto il potere resti almeno in parte nelle mani dei generali che intanto si proclamano amici degli Stati Uniti, dell'Occidente, sostenitori dell'accordo di Abramo con Israele. Ma come abbiamo sottolineato più volte, in questi giorni ci sono alcuni fattori di disturbo rispetto ai tentativi neocoloniali dell'Unione Europea in Africa, la nuova dimensione multipolare delle relazioni internazionali che non può più prescindere dal peso giocato dalla Russia e dalla Cina, l'emergere di una volontà popolare che non vuole più compromessi. Uno degli slogan dei cortei di Khartoum è proprio no compromise, no power sharing, cioè nessun compromesso, nessuna condivisione di potere con i militari, una volontà popolare che vuole sganciarsi dalle grinfie delle maggiori potenze imperialiste in molti paesi dove anche la diffusione delle forze islamiste è servita come pretesto per occupare militarmente vaste zone. Allo stesso tempo sta riprendendo piede un forte sentimento panafricanista nella diaspora che appunto continuerà a vederci al fianco nella lotta per un'alternativa politica e di sistema che rimetta al centro le istanze popolari, la cooperazione tra i popoli contro il neocolonialismo, l'imperialismo europeo e occidentale in Africa. Gli argomenti quindi sono tanti, sono complessi, io mi fermo qui. Per dare la parola intanto a Abdal Monim Immat, giornalista sudanese, che ci ha inviato un contributo video.